queste rinunciano alle giornate di lavoro, anche svariate giornate di lavoro durante l'anno, per poter partecipare a questi corsi, convegni o comunque incontri formativi. Questo è poi il dubbio che è un costo per l'azienda, perché mandare gli operai a sparsi 16 ore per dire per un corso base, alla fine se uno fa i conti deve distribuirli questi corsi sugli altri interventi che farà in futuro. Però hanno deciso di investire le nostre aziende in questi corsi formativi. È ovvio che non lo considererai il lavoratore, ma l'irregolare che fa del lavoro abusivo, che fa il lavoro abusivo irregolare della propria professione, questi costi non li ha, che dovrebbe raggiungere, perché sono intanto a rischi notevoli. A fronte a rischi notevoli, perché in caso di disrespettiva, trovarsi un lavoratore irregolare in cantiere o anche nella propria abitazione, rischia di sanzioni. Se è un cantiere, chiude il cantiere, più o meno. Se diciamo non lo definiamo in cantiere, rischia sanzioni pesanti ugualmente, e se c'è un infortunio, non sono solo sanzioni amministrative, sono anche, purtroppo, anzi, forse meglio, anche sanzioni penali. Posso utilizzare la tecnologia, l'ultima tecnologia che il mercato offre. Teniamo presente che i nuovi prodotti, si sviluppano soprattutto nel rispetto ambientale. Quindi utilizzare prodotti vecchi vuol dire utilizzare prodotti che inquinano molto probabilmente. E lo farà anche nello smaltimento, perché sicuramente non compilerà formulari, registri di carico scarico, non porterà in discarico questi prodotti, o forse utilizzerà la pietola ecologica che viene fatta, ma poi la paghiamo tutti noi la pietola ecologica. Quindi, quei conti che il cittadino crede di risparmiare oggi, in realtà da domani comincia a pagarli e li pagherà per tutta la vita, assieme a tutto il resto della comunità.